Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti qui. Come sempre nei nostri appuntamenti delle lezioni aperte alla città siete sempre numerosi, siamo molto felici di queste lezioni e quindi oggi, sapete, è l'ultima del primo ciclo. Vi posso dire da subito, ci sarà un secondo ciclo perché abbiamo deciso di continuare. Sarete informati, ovviamente avete lasciato tutti la mail, quindi riceverete il nuovo programma che partirà dal 9 novembre. Come sempre, in genere la prima domenica del mese abbiamo una lezione su argomenti sempre molto variegati, perché i nostri professori dell'università ovviamente il sapere è completo su tutte le varie discipline, quindi decideremo poi quali argomenti trattare. Essendo l'ultimo incontro, ovviamente devo ringraziare innanzitutto voi. Abbiamo avuto 3.000 presenze, più di 1.500 persone che si sono alternate, ovviamente alcuni hanno frequentato regolarmente questi incontri, e ovviamente voglio ringraziare i nostri sponsor che ci hanno aiutato nell'organizzazione di questi eventi, quindi la Fondazione Menarini, l'Unicop, ATAF e ovviamente anche il Comune di Firenze. Questi eventi che sono stati voluti fortemente dal nostro rettore, quindi Alberto Tesi, che voglio ringraziare, e dal prorettore alla comunicazione, il professor Sorrentino. Abbiamo voluto questi eventi perché crediamo che questo sapere, questo tesoro, delle volte rimane un po' nascosto. Noi che ci viviamo, che ci lavoriamo dentro, lo conosciamo, però abbiamo pensato che la città, quindi voi cittadini, dovessero avere un'opportunità per entrare in contatto con questo tesoro di saperi, ovviamente tesoro di saperi che quindi rimarrà aperto, questo forziere rimarrà aperto ancora per un anno, fino a ottobre 2015. Poi ovviamente vedremo quello che accadrà, cambierà il rettore, ma decideremo con il nuovo rettore come organizzare eventualmente questi eventi. Con l'occasione però vi dico che se l'estate, quindi il prossimo incontro è a novembre, però anche durante l'estate organizziamo degli eventi molto simili. In particolare l'evento che avrà il nome Scienza Estate, trovate sul nostro sito unifi.it sulla pagina principale un logo, quindi un programma dettagliato. Questo evento sarà dal 9 al 13 giugno qui a Firenze vi dico solo due o tre eventi all'interno di questo Scienza Estate molto interessanti. Il primo, per esempio, abbiamo qui nell'Aula Magna, quindi in questo luogo, il 9 giugno una lezione magistrale sulle scienze e la Costa Concordia. Quindi affronteremo il tema della Costa Concordia da un punto di vista scientifico e qui ci sarà il collega Nicola Casagli che ci spiegherà tutti gli aspetti legati a questo evento che tutti voi conoscete. Un altro evento molto interessante, ci piace allargare, abbinare il nostro sapere anche con le nostre attività extra lavorative. Noi siamo professori, ma siamo anche appassionati, chi di musica, chi di ballo. In genere i professori universitari hanno anche una vita parallela, come tutti voi, come tutti noi ovviamente, e quindi il venerdì 13 giugno faremo nella sezione di zoologia, cioè al Museo della Specola, alle ore 20, la scienza abbraccia il tango, cioè la professoressa ci spiegherà come il tango, oltre a essere ovviamente un ballo divertente per chi lo pratica, abbia anche dei benefici curativi, terapeutici, che quindi potete partecipare. Ci sarà anche una lezione di tango, è un'occasione insomma per stare insieme, quindi il venerdì 13 giugno. E infine altri due eventi molto interessanti, sempre legati a questa Scienza Estate, sono le passeggiate matematiche con Giuseppe Conti. Il professore di matematica farà, passeggiando per Firenze, tutti i giorni dal lunedì 9 al venerdì 13 giugno alle ore 18:30,
ci spiegherà la relazione tra architettura e geometria all'interno della nostra città. Quindi in questo caso è una lezione itinerante per le strade cittadine. E invece, più che a piedi, in bicicletta, ci sarà il giovedì 5 a domenica 15 giugno, dalle ore 16 alle ore 20, pedala per la ricerca. Quindi insieme alla una pedalata che per la città, che ci spiegherà anche come con la bicicletta possiamo produrre energia, quindi sempre un approccio scientifico a delle tematiche di quotidianità. Questo è il nostro obiettivo. Però andiamo direttamente all'ultima, quindi il nostro ultimo incontro di oggi. Abbiamo il piacere di avere qui con noi la professoressa Carla Ghelardini, professoressa in farmacologia. Quindi affronteremo questo tema molto in voga negli ultimi anni del naturale, con una maggiore consapevolezza. Ci spiegherà come anche all'interno di queste cure naturali si possano nascondere delle insidie. E quindi lascio il microfono alla professoressa Carla, e come sempre, penso lo sappiate, durante la lezione, che durerà circa un'ora, potete inviare dei messaggi, degli sms al numero che avete all'interno della sala. Io raccoglierò queste domande e poi alla fine della lezione porrò queste domande alla professoressa, che vi risponderà. Quindi non esitate a mandare un messaggino alla fine, durante la lezione. Bene, innanzitutto devo dirvi che è un piacere essere qui stamattina con voi, in questa bellissima sala affrescata che è un po' il cuore pulsante dell'Università di Firenze e del Rettorato. Mi preme ringraziare naturalmente il magnifico Rettore e i prorettori alla ricerca e alle altre attività dell'Università. Vorrei anche porgere un saluto al mio maestro, il professor Bartolini, che è qui in sala, al professor Giancarlo Pepeu e a tutti voi che siete qui stamattina, avete rinunciato magari a una bella passeggiata in Firenze per venire qui a sentire quello che si dice, come si suol dire. Io spero che possiate uscire da questa aula con un pizzico di criticità nei confronti di quello che è il mondo del naturale, ma non voglio creare assolutamente nessun tipo di allarmismo, perché non è questo lo scopo di questa lezione, ma solo di, come diceva il collega prima, acquisire magari una maggiore consapevolezza in quello che viene acquistato, comunque quello che riguarda il mondo del naturale. Bene. Innanzitutto mi preme dire come introduzione che le sostanze di origine naturale erano conosciute fin da millenni e sono numerosi i papiri che documentano la conoscenza di alcuni importanti medicamenti di natura vegetale. Mi riferisco all'oppio, mi riferisco al giusquiamo, all'aloe, quindi non c'è tra virgolette niente di nuovo. Sicuramente spetta ad Ippocrate il merito di aver classificato in modo razionale più di 300 specie di piante medicinali, fornendo ricette, fornendo metodi di dosaggio di impieghi terapeutici, e in qualche modo devo dire che il suo pensiero ha influenzato prima il mondo romano e poi il mondo medievale. È proprio Ippocrate, nel terzo libro della sua opera De Morbis, che risulta essere molto prodigo di ricette erboristiche, per esempio sul modo di debellare la febbre, che è sempre stato un problema. Si tratta in genere di preparazioni molto semplici, decotti di semi di lino, infusioni di oppio in acqua dolcificata per renderlo meno amaro, decozioni d'orzo, eccetera. Questo pensiero, dicevo, ha influenzato molto il pensiero nel periodo medievale, perché è proprio in questo periodo che sono sorte le prime botteghe artigianali, in cui veniva svolta, diciamo, quella che noi oggi definiamo una fitochimica, naturalmente una fitochimica molto semplice, ma che pur sempre dava i suoi frutti. E allora la prima domanda che forse ci dobbiamo porre oggi è questo: ma quando acquistiamo un prodotto di origine vegetale, un estratto, un integratore, siamo sempre sicuri che questo faccia sempre bene? Una domanda provocatoria, come capite bene. La risposta
è un no o un ni, come si suol dire, perché vedremo che nel mondo del vegetale si possono celare delle insidie, possono nascondere dei trabocchetti, per così dire, che se sono conosciuti possono essere evitati e quindi possono rendere proprio il mondo vegetale una fonte inesauribile di principi attivi da un punto di vista terapeutico. La seconda domanda che forse vale la pena di porsi è questa: ma esistono sostanze naturali inerti da un punto di vista farmacologico? E qui è un no la risposta, perché le sostanze naturali possono alterare in vario modo le funzioni del nostro organismo, possono modificare, vedremo in dettaglio nel corso del nostro incontro, le attività di alcuni farmaci. E le piante, se vengono usate correttamente, sono utilissime alla salute. Il problema si pone quando sono assunte senza controllo medico, senza una conoscenza, una competenza diretta della materia, perché qui si possono creare talvolta anche dei problemi. E se proprio uno vuole usare la strategia del fai da te, del fare da solo, forse l'unico consiglio molto banale che si può dare è quello di usare prodotti che sono comunemente usati nella medicina popolare, anche se questo non è una certezza assoluta, il cui impiego tradizionale nei secoli ne ha assicurato perlomeno una bassa tossicità o comunque l'assenza di particolari rischi. Allora incominciamo subito paradossalmente a vedere quelle che sono le piante più tossiche. Quindi quando si dice che le piante non lo sono, si possono fare alcuni esempi per dimostrarvi che le piante possono essere anche molto tossiche. Per esempio il Conium maculatum altro non è che la cicuta, e tuttora esistono in Italia, quindi nel centro Italia, delle case di avvelenamento da cicuta. Voi mi direte: ma come mai, come si fa a avvelenarsi la cicuta? Bene, semplicemente perché i germogli giovani della cicuta sono un pasto molto gradito per alcuni uccelli come le allodole, i tordi eccetera, e se poi una persona mangia un buon arrosto con questi finisce per intossicarsi da cicuta, e diventa anche difficile nei centri antiveleno identificare poi il perché la persona può manifestare questi sintomi importanti. Altre piante come la datura stramonio, che sono sostanze estremamente tossiche, l'atropa belladonna, questa è detta anche la ciliegia della pazzia per intendersi, queste sono delle ciliegie nere, delle bacche nere, lucenti, abbastanza dolci, possono essere ingerite magari da bambini, è una pianta che si trova anche qui nel Mugello, non importa andare molto lontano. Il ricino sappiamo che indipendentemente dalla tossicità dell'olio di ricino, l'olio di ricino ovviamente non c'è una proteina, una certa, si chiama ricina, che è contenuta nella parte esterna del seme ed è una sostanza molto molto tossica. Pensiamo che qualche anno fa Bin Laden aveva pensato di ipotizzato di avvelenare le acque di Manhattan con questa sostanza, perché ne basta molto poca per avere gravi conseguenze. Se vi ricordate, negli anni 70 c'erano stati due casi di dissidenti bulgari che avevano stati uccisi a una fermata dell'autobus a Londra perché era stato loro sparato da un ombrello opportunamente modificato delle siringhe contenenti piccole quantità di ricina. Questi sono casi veramente, tanto per introdurre un pochino l'argomento, se ne parla per dirvi quanto il naturale può essere tossico. Ma naturalmente gli esempi sarebbero molti e non si possono far tutti. L'amanita falloide è un fungo, l'amanita muscaria, questo funghetto rosso con i puntini bianchi che ricorda le fiabe, è però fonte di avvelenamento se viene. Ed ancora Digitalis purpurea, che vediamo anche nei nostri giardini, questa è una pianta che da cui si estraggono dei principi attivi molto importanti per problemi cardiaci e contro lo scompenso cardiaco, però sono principi attivi che hanno un indice terapeutico molto basso, cioè è facile arrivare dalla dose terapeutica a quella tossica, quindi sono sostanze che devono essere opportunamente trattate con cautela. Ed ancora nella parte in fondo vedete i semi di noce vomica, cioè questi contengono stricnina. Allora tutti sappiamo dai film, dalla cinematografia, che la stricnina è una sostanza tossica per eccellenza, non per niente, anche se ora in Italia non è più utilizzata, però sappiamo era usata come ratticida, come topicida, quindi tanto per dare un'idea. Eppure qui si introduce un altro concetto di come una sostanza, se usata opportunamente a piccolissime dosi, possa addirittura avere un impiego e un uso terapeutico. Qui proprio a Firenze, nell'ospedale, nella farmacia dell'ospedale del San Giovanni di Dio, veniva prodotto il liquore, il vermut alla noce vomica, che contenendo le piccolissime quantità
era molto apprezzato per le sue proprietà eupeptiche, quindi per migliorare i processi digestivi, per dare tono, per quindi essere un rinvigorente, per così dire. Ed ancora la stricnina la si può trovare comprandola su internet. Ma questo aspetto rinvigorente della stricnina, quindi di una sostanza tossica per definizione, addirittura ci sorprende il fatto che sia stato il primo agente che oggi definiremo dopante. L'uso della stricnina per aumentare il tono muscolare era un uso tra la fine dell'Ottocento e il Novecento. In realtà poi a guardar bene si trattava di una miscela che c'era oltre la stricnina, c'era anche un brandy, un vino, in cui erano state fatte macerare foglie di coca, quindi forse c'era anche un po' di cocaina oltre che la stricnina. Ma diciamo, poi naturalmente con l'avvento negli anni 50 delle anfetamine il discorso è morto di morte naturale. E naturalmente ci sono stati anche dei casi di campioni, dei maratoneti, ciclisti che sono morti per aver assunto dosi troppo elevate di stricnina, quindi diciamo che non è certo la sostanza da usare in questo senso. Ed ancora l'oleandro, che tutti conosciamo, una pianta che è già fiorita o inizia a fiorire nei nostri giardini. Sappiamo che è una pianta che viene utilizzata i suoi principi attivi per problematiche cardiache, e la tossicità è dovuta proprio a queste sostanze che si chiamano glicosidi cardenolidici, che sono contenute in tutte le parti della pianta, quindi foglie, fiori e rametti. I sintomi sono inizialmente gastroenterici, seguiti da quelli cardiaci, e qui la situazione può essere anche molto grave, perché si può avere alterazione del battito sinusale, aritmie ventricolari. E solo in Lombardia, negli organi di fitovigilanza, hanno messo in luce che dal 2011 ad oggi si sono verificati 40 casi di avvelenamenti, più o meno gravi, proprio per ingestione di oleandro, di parti di oleandro. Ora voi mi direte, ma uno non mette in bocca, se può essere un bambino, ma un adulto cosa fa? Mette in bocca le foglie di oleandro? No, ma qui si può celare qualche così tranello, perché per esempio molti si sono intossicati semplicemente respirando quando viene usato come legna da ardere, avendo respirato i fumi di oleandro, oppure avendo mangiato le lumache che a loro volta hanno mangiato l'oleandro. E qui la storia ci fa pensare per esempio a quando un numeroso gruppo di truppe napoleoniche morirono tutte per aver usato rametti di oleandro per cuocere della carne che era stata quindi in Spagna. E ancora c'è stato anche un episodio in Abruzzo nella Seconda Guerra Mondiale, in cui furono avvelenati diversi tedeschi proprio perché i contadini e i pastori decisero di cuocere la carne delle pecore che era stata loro presa con rametti di oleandro. Quindi questo per dirvi quanto può essere insidioso. E poi c'è ancora un'altra cosa, di quando alcune proprietà delle piante possono essere sfruttate volutamente, questa volta a scopo tossico. È il caso per esempio dello zafferano, del Crocus sativus, i cui pistilli, quello con cui si fa risotto, tanto per non andare lontano. Oppure questa pianta, la cammifora, che è una pianta da cui si ricava la mirra. È una pianta che cresce nel Corno d'Africa, nelle regioni della Palestina, quindi Mesopotamia. Queste sono due piante da cui si estraggono, o cioè, si usano i pistilli o l'essudato, che è dotato di attività emmenagoga. Emmenagoga vuol dire che aumenta il flusso sanguigno a livello uterino, e quindi nei secoli, non in Italia, perché a parte che lo zafferano ora viene coltivato nella zona di San Gimignano, dei Greve in Chianti, ma non è una pianta che ha una tradizione in Italia, come pure non ce l'ha la cammifora, ma è in zone quindi non italiane, ma est italiane, sono state usate per decenni a scopo abortivo. Quindi qui si sfrutta volutamente, in questo caso, l'azione emmenagoga per uno scopo preciso. E in questa prima carrellata vorrei citare anche l'Artemisia ascensium, una pianta che contiene i principi attivi di coleretici, colagoghi, migliora la funzionalità epatica, diciamo. Intanto questo liquore all'ascensio è fortemente alcolico, quindi anche qui c'è un problema legato all'elevato grado alcolico, ma l'ascensio contiene una sostanza che si chiama tuione, che se viene assunto ripetutamente, quindi per bevitori un po' incalliti, diciamo, questo induce un'alterazione della percezione dei colori. E quindi ben lo conoscevano pittori come Picasso, Manet, Degas,
che nel loro bevitrice di assenso, bevitore di assenso, l'assenso, ci fanno pensare che poi questa realtà gli fosse abbastanza vicina. E si dice anche che questi splendidi capolavori che loro hanno dipinto potessero essere taluni di questi dipinti sotto l'effetto dell'assenso, che alterando la percezione dei colori ha fatto, appunto, hanno prodotto dei veri e propri capolavori. L'assenzio, il tuione lo troviamo anche nella salvia, in alcuni tipi di salvia, e molte volte, talvolta si sente dire: ah, la salvia fa male perché contiene il tuione. Allora anche qui dobbiamo invece metterci dall'altra parte, vestire l'altro cappello e dire: ma quanta salvia dovremmo mangiare per avere un'intossicazione dal tuione? Non è certo quel po' di salvia che viene usata in cucina per dare un tipo di intossicazione, quindi questo è un non problema, un allarmismo inutile. E Oscar Wilde, che l'assenzio lo conosceva bene, ci dice che non c'è niente di più poetico al mondo di un bicchiere di assenzio. Il primo stadio è quello del bevitore normale, il secondo quello in cui cominciate a vedere cose mostruose e crudeli, ma se perseverate arriverete al terzo livello, quello in cui vedete le cose che volete, cose strane e meravigliose. Dawson, che anche lui se ne intendeva di assenzio, perché anche se è morto di tubercolosi ma ne era un forte bevitore, aveva capito che celava delle problematiche e infatti affermava che è un errore invaghirsi dell'assenzio. Bene, arriviamo agli estratti che possiamo acquistare in farmacia e in erboristeria. Intanto vediamo quali sono i sintomi più frequenti per i quali vengono impiegati questi estratti vegetali. E in questa diapositiva, in questi istogrammi, voi vedete che la parte in nero è rappresentata dalla percentuale di donne che fanno ricorso per questo preciso sintomo. La parte bianca dell'istogramma rappresenta la componente maschile. Intanto capite bene che le donne sono più propense ad acquistare prodotti di origine vegetale degli uomini. Ma a parte questo, il primo sintomo per cui si ricorre è la stitichezza, e vedremo anche, affronteremo questo problema nel corso del nostro incontro. L'insonnia, le famose tisane della buonanotte, le tisane dimagranti, comunque prodotti dimagranti. Poi ancora al quarto posto abbiamo l'ansia, la depressione, la cellulite, i problemi estetici in generale, in cui la prevalenza ovviamente è nettamente femminile, la circolazione, per esempio nel periodo postmenopausale per i problemi, le vampate di calore, quelle volgarmente dette caldane, e poi a seguire anche molti altri sintomi, dall'allergia a problemi di natura respiratoria, quindi tutte le allergie stagionali. Allora, il problema, abbiamo detto, nasce dal fatto che molto spesso il medico non è informato di questo. E se noi guardiamo questa statistica in cui domandiamo alle persone, sono state intervistate 1125 persone, se il medico è stato informato dell'uso di prodotti a base di piante medicinali, qui vediamo che nel totale il 44,8% non glielo ha proprio detto. Il 12,5% qualche volta, e solamente il 33,1% ha informato il proprio medico. Se guardiamo nella fascia di età tra 15 e 29 anni, il risultato è ancora più eclatante, perché abbiamo un 52% di persone proprio che non l'hanno informato, un 13,2% qualche volta, e quindi solamente il 23,8% ha informato il medico. Ma per quale motivo non l'ha informato il medico? Molto banalmente il 42% delle persone ci dice che perché il medico non me l'ha chiesto, oppure non pensavo che fosse così importante da andarla a dire al medico se io prendo anche un estratto di origine vegetale, oppure le visite possono frettolose, non c'è tempo, o comunque non c'è fiducia che il medico fino in fondo, che il medico possa conoscere, comunque c'è una difficoltà nella comunicazione, al di là della motivazione sicuramente non c'è comunicazione tra medico e paziente su questo motivo. E allora il problema si pone nasce dal fatto che il paziente, il soggetto, va in farmacia, va nelle parafarmacie, va nelle erboristerie, va nella grande distribuzione, si serve, si fa prima la diagnosi, poi prende anche la cura, e qui possono nascere dei problemi. Dico possono perché non è detto. Possono nascere per esempio delle interazioni con altri farmaci di sintesi che il soggetto prende anche cronicamente, magari se ne è quasi dimenticato di assumere tutti i giorni. Gli integratori alimentari a base di estratti vegetali, fitoterapici, miscele erboristiche, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono, sono prodotti dotati di una certa attività. Questo dovrebbe essere sempre presente.
E il problema nasce dal fatto, come vi dicevo, che sono quasi sempre acquistabili senza la prescrizione del medico. Quindi la pericolosità non è necessariamente intrinseca, ma spesso nasce proprio dall'autogestione. Da un'autogestione che ne fa il paziente, non informando il medico, associandole a terapie farmacologiche, ignorando la possibilità che ci siano, possono insorgere interazioni negative, reazioni avverse, e alcune di queste ne parleremo proprio oggi. Il fenomeno dell'automedicazione con prodotti fitoterapici è un fenomeno dilagante in costante aumento, perché proprio c'è un'opinione di base molto proprio sbagliata all'origine, perché mentre tutti sanno che associare più farmaci di sintesi, chiamiamoli quelli classici, può creare problemi, può essere pericolosa, c'è un pericolo di essere intossicati, per cui il paziente di fronte al medico dice: dottore, ma io già prendo questo, questo e quest'altro, non è che prendere un quarto, quinto farmaco possa creare problemi, e quindi pone l'attenzione su questo e lo fa presente anche al medico. Per quanto riguarda il mondo del vegetale vi è molta meno consapevolezza sul rischio, sul possibile rischio di interferenza che esiste tra il prodotto fitoterapico e quelli di sintesi. Addirittura è opinione diffusa che più erbe associate possono essere maggiormente rispettose della tradizione rispetto, o quindi possono fare meno male rispetto ad un unico farmaco. Questo anche qui c'è dietro un'intervista su centinaia di persone che appunto rivela come non ci sia consapevolezza di un possibile, dico possibile, rischio di interferenze con i farmaci. Quindi affronteremo il problema dell'interazione farmacologica. È un fenomeno, cosa si intende per questo, con questo concetto? Il fenomeno per cui gli effetti di un farmaco possono essere modificati dalla precedente somministrazione o dalla somministrazione concomitante di altri farmaci, ma in questo caso quello che ci riguarda a noi, gli estratti vegetali. Ci sono estratti vegetali che influenzano la biodisponibilità dei farmaci, ci sono estratti vegetali che ne influenzano la risposta. Per esempio, sono solo degli esempi, si possono formare dei complessi insolubili a livello gastrico, per cui il principio vegetale può rendere meno assorbibile, ridurre la quantità di farmaco che viene assorbito. Può modificare il pH gastrico, quando viene formulato un farmaco, ovviamente capite bene che deve essere assorbito a livello gastrico, deve avere certe caratteristiche tecnologiche, perché sappiamo che a livello gastrico abbiamo un pH molto basso. Se il pH viene modificato è chiaro che tutto l'assorbimento del farmaco X cambia completamente, così anche a livello intestinale. Ci può essere una modificazione della motilità gastrointestinale nel senso della riduzione o nel senso dell'aumento. Si può modulare una certa glicoproteina P che a sua volta è importante per l'assorbimento dei farmaci. Quindi, come vedete, ci sono varie stazioni in cui si può avere la possibile interferenza. E queste interazioni sono numerose, sicuramente quelle che conosciamo, quelle sono una minima parte rispetto a quelle che in realtà avvengono, e quindi direi che il problema è decisamente sottostimato. I possibili meccanismi di interazione, per esempio, se affrontiamo i primi due, che sono un pochino quelli più maggiormente presenti, ci può essere un problema, e ora vedremo cosa vuol dire, di induzione enzimatica o di inibizione enzimatica. Cosa vuol dire? Vuol dire che molti farmaci vengono metabolizzati a livello epatico da un citocromo P450, una struttura che poi a sua volta è divisa in isoenzimi. Ma al di là di questo, voi capite bene che se questi enzimi che metabolizzano il farmaco, sia esso quello che si chiama CYP3A4, ma poco importa, o CYP2D6, non è importante ricordarsi i nomi, i farmaci che vengono metabolizzati da questi enzimi, se un estratto vegetale inibisce l'azione di questo o di questo o degli altri che incidono meno, o viceversa lo potenzia, ecco che viene alterata la concentrazione plasmatica del farmaco a livello del plasma, con quello che può derivarne. Prendiamo il caso dell'attivazione enzimatica. Se il farmaco viene metabolizzato più velocemente, io ne troverò meno a livello del plasma. Trovare meno farmaco vuol dire che
la patologia per cui il farmaco era stato somministrato può non essere sufficientemente controllata. Prendiamo il fenobarbital, un antiepilettico. Se questo antiepilettico è uno dei farmaci che subisce una trasformazione da parte di questi enzimi. Se noi abbiamo un'attivazione da parte di un estratto, e vedremo quale, di questi enzimi, la percentuale di farmaco a livello del sangue sarà minore e quindi magari il soggetto potrà avere un attacco epilettico, ma questo è solo un esempio, poi ne vedremo molti altri. Viceversa, se c'è una inibizione per quanto concerne il metabolismo del farmaco, meno metabolizzato, e a questo punto ci sarà un livello plasmatico più alto con rischi di sovradosaggio. Dico rischi perché se il farmaco è un farmaco sicuro che ha un buon indice terapeutico non succede nulla se ce n'è anche un 30% in più. Vedremo, alcune volte si arriva anche a concentrazioni molto più alte. Se il farmaco invece può, ma non è detto, perché il farmaco a concentrazioni più alte può dare anche delle problematiche. E allora vediamo, per esempio, questa è una lista assolutamente incompleta, ma quanti e quali sono i farmaci che vengono metabolizzati da questo enzima? Abbiamo l'aloperidolo, che è un antipsicotico, abbiamo la pretitan, che è un antivomito, ma ancora appartenente a categorie farmacologiche diverse, come la simvastatina, che è una statina per abbassare il colesterolo, taxolo, vincristina, sono chemioterapici importanti. E poi la lista, vedete, è veramente molto lunga. Questi farmaci vengono metabolizzati da questo, quindi capite, da questo enzima. Quindi capite che se con un estratto vegetale io induco questo enzima, lo faccio lavorare di più o lo faccio lavorare meno, posso avere delle alterazioni nelle quantità, delle concentrazioni di questo farmaco che ritrovo a livello plasmatico. E qui ci sono, per esempio, estratti vegetali che sono potenti induttori. Uno di questi è l'iperico. Poi ce ne sono anche altri, ma che ho messo un pochino sotto perché effettivamente il ruolo giocato dall'aglio, dalla ginkgo biloba, dallo zenzero, dall'eucalipto è veramente minimo rispetto a quello dell'iperico. E poi ci sono gli estratti che sono inibitori di questo isoenzima, e al primo posto mettiamo il pompelmo, seguito a breve distanza da questo tipo di salvia, la salvia meteorizza, e poi ne abbiamo anche molti altri, il ginseng, la curcuma, l'uvurzina, la bosvelia, la silimarina utilizzata per le problematiche epatiche, ma ripeto, quest'ultimo gruppo interessa un po' meno perché effettivamente la loro capacità di inibire l'isoenzima è ridotto, assai ridotto rispetto ai primi due. E allora incominciamo con l'iperico. L'iperico tra un po' fiorisce, non per niente si chiama erba di San Giovanni, quindi fiorisce nella seconda metà di giugno. È una pianta nota fin dall'antichità. Si diceva che cogliere dei rametti di iperico e metterli sotto il cuscino nel giorno e la notte di San Giovanni nel Medioevo serviva a scongiurare delle sciagure nell'anno che sarebbe seguito. L'iperico è usatissimo come antidepressivo, perché è nei confronti a depressioni lievi, moderate, è un buon antidepressivo. Vengono usate le sommità fiorite, quelle gialle che vedete nei giardini, e le sommità fiorite. L'iperico contiene molti principi attivi importanti. Il primo è l'ipericina, anzi direi a pari merito, ipericina e perforina, seguite poi da numerosi flavonoidi, la rutina, l'iperoside, l'isoquercetina, formano un fitocomplesso di grande interesse biologico perché, ripeto, è un buon antidepressivo nei confronti delle depressioni lievi e moderate. Ma l'iperico è un induttore enzimatico. Quindi, se noi lo assumiamo in contemporanea ad altri farmaci, io mi aspetto, perché è così la letteratura ce lo descrive, che riduce le concentrazioni plasmatiche di questi farmaci. Voi guardate, forse nel caso della digossina, è una sostanza di origine vegetale utilizzata appunto per problemi cardiaci nello scompenso. Guardate, la parte più in alto, questa linea qui, caratterizzata dai pallini neri, rappresenta, a parità di dosaggio di digossina, la concentrazione plasmatica in assenza di iperico. Se il soggetto in contemporanea assume iperico alle dosi che viene assunto a scopo antidepressivo, vedete come si riduce la concentrazione plasmatica. Da 1500 microgrammi il picco va a 750, e l'area sottocurva, quindi l'area che sta sotto queste
linee spezzate, vedete che è fortemente influenzata da questo. E questo succede per la digossina, che forse è la causa più eclatante, succede anche con altri farmaci, la ciclosporina, e qui ci sono stati fenomeni di rigetto di organi in conseguenza all'uso concomitante, 3 casi in Colorado per esempio recentemente, l'uso concomitante della ciclosporina con l'iperico. E ancora il metadone, un soggetto che può essere in trattamento con metadone come disassuefazione dagli oppioidi. E un altro aspetto dell'iperico è che tra questi effetti va a interagire anche per esempio con i contraccettivi orali. Soggetto, una donna che prende la pillola magari da mesi o da anni e per un periodo di tempo si sente un po' depressa, magari va in farmacia, si serve, prende l'iperico e non pensa minimamente alle conseguenze che questo può derivare. Voi guardate, in questo caso abbiamo la linea spezzata più in alto, caratterizzata dai pallini bianchi, vuoti, è quella che è la concentrazione plasmatica di una, diciamo, dei componenti di una pillola anticoncezionale in assenza di perico, di erba di San Giovanni, San John Wort sta per erba di San Giovanni. Vedete come si riduce la concentrazione plasmatica dopo 4, 6, 12 ore, se viene assunto iperico 2 volte o 3 volte al giorno. In questo caso, già dal 2006, sono apparsi i primi lavori in cui si riporta l'interferenza dell'iperico sulle pillole anticoncezionali, con un 56% di donne che lamenta e che riporta un sanguinamento a metà ciclo, con presenza del 36% di muco cervicale, alti livelli di progesterone in una donna su 3, per cui è stato calcolato che ci sia un 18% di probabile ovulazione se viene assunto l'iperico in concomitanza con le pillole anticoncezionali. Quindi in questo caso forse potremmo dire che si può essere in presenza di una gravidanza indesiderata. E allora, di nuovo, quali sono i farmaci con i quali l'estratto di iperico può interferire? Ritorniamo un attimo a quelli più interessanti, più importanti. Ci sono farmaci citostatici, antitumorali, come l'imatinib contro la leucemia, ci sono farmaci anti-HIV, ci sono farmaci anticoagulanti, il famoso Warfarin, il nome commerciale è il Coumadin. Tutti sapete quanto sia difficile riuscire a trovare il dosaggio giusto persona per persona. È chiaro che se viene assunto un estratto di iperico in concomitanza fa saltare un po' tutte le previsioni di trattamento e dei dosaggi. Lo stesso vale per il metadone, la carbamazepina che è un antiepilettico, ma ripeto, la lista potrebbe essere molto lunga. Qui sono i casi in cui sono stati riportati e documentati fenomeni di interferenza che hanno portato a dover necessariamente intervenire. L'iperico, tra l'altro, ha anche un altro effetto, che inibisce, questo è un esperimento fatto nel ratto, ma recentemente è stato dimostrato anche nell'uomo, inibisce la motilità gastrica, quindi c'è un rallentamento, uno svuotamento gastrico con ciò che questo può comportare, nel senso che consideriamo che le onde peristaltiche a livello dello stomaco sono rallentate e quindi c'è una stasi gastrica con cui potremo doverci confrontare. Ed ancora è importante non associare iperico agli altri antidepressivi, a quelli che chiamiamo antidepressivi triciclici come la mitriptilina, la clomipramina, a quelli di nuova generazione, perché qui ci tengo a precisarlo, perché talvolta c'è una si dice con quelli non va associato con quelli della vecchia generazione, ma con quelli della nuova generazione. Intendo quelli siglati SSRI, che sta per inibitori selettivi del reuptake di serotonina. Non è assolutamente vero, anzi, questi inibitori selettivi cosa vuol dire? Che viene inibita la ricaptazione a livello neuronale della serotonina, e quindi più serotonina in pratica rimane nello spazio sinaptico a livello centrale. Se voi sommate a questo effetto l'iperico, ecco che abbiamo un effetto additivo, cioè ancora più serotonina, visto che l'iperforina e l'ipericina hanno come loro meccanismo d'azione, per esplicare l'azione antidepressiva,
quello di inibire la ricaptazione di questo trasmettitore centrale che si chiama serotonina. Quindi ce ne può essere troppa di serotonina e se ce n'è troppa il soggetto può avere una lieve, non dico importante, ma sindrome serotoninergica, quindi avere delle problematiche che certamente a livello neurologico, quindi con tremore, con agitazione, con altri tipi di per esempio brividi senza febbre, diarrea, quella che si configura come possibile sindrome serotoninergica. Lo stesso che si è verificato e ho segnalato negli anni per l'impiego dell'iperico, degli estratti di iperico in associazione a farmaci emicranici, anticefalagici che si chiamano triptani, cioè tutta una famiglia derivati dal sumatriptan che anche questi funzionano in senso anticefalagico aumentando la liberazione di serotonina, per cui di nuovo abbiamo un effetto che si va sommando e quindi c'è il rischio di possibile insorgenza di sindrome serotoninergica. Quindi in pratica se vogliamo fare le cose semplici, l'iperico evitiamo di associarlo ad altri psicofarmaci, agli inibitori selettivi del reuptake di serotonina, all'amitriptilina, nortriptilina, all'operidolo, alle benzodiazepine. Quindi come diciamo ci si muove qui il terreno è un terreno minato, perché se ne molto probabilmente la maggior parte dei casi c'è una riduzione della biodisponibilità del farmaco a cui viene associato. E quindi parlare di iperico vuol dire avere un rischio e quindi massima cautela se si assumono immunosoppressori, antivirali, pillole anticoncezionali, antidepressivi per la ragione che vi ho detto, digossina e warfarin. Anche l'aglio è un induttore enzimatico, ma vi dico subito, l'aglio che generalmente viene usato nelle iperlipidemie, nell'ipertensione, dà degli effetti di indubbiamente minori rispetto a quello indotti dall'iperico. Non c'è un effetto, per esempio, così marcato. Esiste un problema nel caso dell'aglio, che appunto viene usato essenzialmente per ridurre la pressione dalle persone, nel caso di una sostanza, si chiama trombossano 2, perché questa sostanza, la quantità, la concentrazione plasmatica di questa sostanza nel sangue viene inibita e qui si possono creare, meglio sono stati descritti nel corso degli anni, delle problematiche a livello dell'aggregazione piastrinica, quindi, ma solamente diciamo, gli effetti maggiori sono a livello del trombossano, mentre sul warfarin è veramente poco efficace. Allora, ora ribaltiamo la questione, abbiamo visto l'iperico come capostipite, come estratto vegetale il più importante che induce un maggior metabolismo del farmaco, vediamo cosa succede invece con coloro, con quelli che rallentano il metabolismo dei farmaci. E qui al primo posto ci sta il pompelmo, non ricordatevi a dosi clamorose, 250 ml di pompelmo possono essere responsabili di un potenziamento a rischio di altri farmaci. Allora, dice il bicchiere di pompelmo è un bicchiere pieno di interazioni farmacologiche. Beh, il pompelmo inibisce questo enzima, il CYP3A4, e quindi tutti quei farmaci che avete visto prima essere presenti come substrato di questo enzima, vediamo che possono diciamo potenzialmente la loro concentrazione plasmatica può essere aumentata dall'assunzione di pompelmo. E il problema del pompelmo si pone poi ogni anno di questi tempi, prima della prova costume, quando c'è la famosa dieta del pompelmo o la dieta di Hollywood, come la volete chiamare, è una dieta in cui è prevista un'assunzione massiva di pompelmo, di succhi di pompelmo, di insalate al pompelmo, e quindi per una settimana, fin tanto che poi il soggetto ce la fa a mangiare sempre questa cosa, finisce che è veramente una situazione a rischio rispetto a bere un bicchiere di pompelmo ogni tanto. E guardate, qui siamo in presenza di alcuni farmaci, l'amiodarone è un antiaritmico, la simvastatina è una sostanza per abbassare il colesterolo. Voi guardate quello che succede, questi pallini, la linea di sotto, i pallini neri, rappresenta la concentrazione di questo farmaco in assenza di pompelmo, 250 ml. Questo è quello che succede se il soggetto beve, ripetuto per diversi giorni, in maniera regolare, succo di pompelmo. Vedete che la concentrazione è molto aumentata. E guardate la simvastatina,
Questo in basso, che quasi non si vede, è la concentrazione plasmatica. In assenza di pompelmo, guardate che picco importante, elevatissimo, si ha in presenza di succo di pompelmo. E così l'abbiamo con la felodipina, che è un calcio antagonista, con la carbamazepina, con antiepilettico. Quindi si assiste a questo potenziamento grande. E ancora ce l'abbiamo sul diltiazem, magari meno marcata sinceramente, ce l'abbiamo anche sul sildenafil, che è il principio attivo del Viagra. E qui i problemi ci sono perché recentemente sono stati segnalati dei casi di associazione voluta di sildenafil con pompelmo per avere un maggiore effetto, e quindi si sono verificati persone che poi sono dovute ricorrere al pronto soccorso con problematiche cardiache. E qui guardate, nel 2012 è riportato da questo lavoro una, riportato che una donna si è ricoverata, cioè si è presentata al pronto soccorso dopo che aveva assunto amiodarone con un tracciato elettrocardiografico diciamo alterato, quindi con problemi. E durante, quindi parlando con il medico, la paziente ha riportato che aveva bevuto larghe quantità, qui erano addirittura 750 ml giornalieri di succo di pompelmo a scopo dimagrante regolarmente. E qui vedete che l'assunzione del succo di pompelmo insieme all'amiodarone, a questo farmaco antiritmico, ha portato a, queste, a questi problemi, tanto da ricorrere appunto a andare al pronto soccorso. E se guardate questo, questo grafico, vedete, questo si tratta, è un midazolam, è una benzodiazepina, quindi a scopo sedativo, ansiolitico, e vedete come il succo di pompelmo ne inibisce il metabolismo molto rispetto a quello che fa il succo di arancia, il melograno, la carota, il latte di soia. E qui vi dico che diciamo anche questa è stata una scoperta abbastanza casuale, perché si era verificato in alcuni centri odontoiatrici degli Stati Uniti in cui veniva dato midazolam ai pazienti per, prima di piccoli interventi odontoiatrici, per diciamo indurre un po' di ansia, una lieve sedazione. Ed era stato notato che nei bambini questo effetto era un effetto, cioè, molto più duraturo che negli adulti, cioè questa sonnolenza permaneva anche dopo. E ora, per farvela breve, è stato scoperto che diciamo, la ragione di questo maggiore effetto nei bambini rispetto agli adulti era che nei bambini, per renderlo più gradevole, il farmaco veniva somministrato unitamente a un bicchiere di succo di pompelmo. Quindi c'era un effetto di riduzione del metabolismo del midazolam, quindi che si aveva nei bambini perché bevevano il pompelmo, e non negli adulti in cui veniva mantenuto quella lieve sedazione che era voluta dal medico. E a questo punto affrontiamo un altro problema, non è un problema, però si sta parlando di insidie, quindi dove si possono celare queste insidie, quello che vogliamo stabilire oggi. Per esempio nell'energy drink. Perché questo? Quindi bevande, quelle che vengono, sono chiamate con questi nomi fantasiosi, che servono per dare maggiore vigore, per ridurre la sonnolenza, per poter ballare fino alle 6 di mattina senza sentire la stanchezza, quindi che vengono usate nei campus per gli studenti che devono affrontare gli esami magari a fine stagione, a fine anno scolastico, e hanno anche un'intensa attività fisica, oppure alcuni studi sono stati fatti per esempio in Afghanistan con le truppe alle quali sono richiesti turni di vigilanza, di attività molto serrata, e quindi è necessario avere un agente energizzante. In queste bibite, quindi tanto per un far nome, la Red Bull, sono, ma non soltanto, ce ne sono molte altre, ci sono molti principi attivi. Alcuni si capisce cosa ci stanno a fare, altri un po' meno. Comunque sicuramente troviamo la ginkgo biloba, troviamo il ginseng, troviamo il guaranà, ma questo a scopo sempre eccitante, ovviamente la caffeina, il primo. E ci sono dal 2005 fino ad oggi sono stati riportati casi di complicanze di sanguinamento dovuto per esempio alla ginkgo biloba. Qui è stato un caso anche qui di un soldato in Afghanistan che è stato operato per una ferita, e una piccola ferita, e si è avuto un sanguinamento che era assolutamente non compatibile con il tipo di intervento subito.
E qui è stato, diciamo, la sua storia ha permesso di capire che era un forte bevitore di queste sostanze, di queste lattine, di queste bevande energizzanti che appunto contengono ginkgo biloba. E la ginkgo biloba lo sappiamo perché è un agente perché induce sanguinamento, perché in esso contiene un principio antagonista di un fattore che si chiama PAF, fattore di aggregazione piastrinica. Tant'è che la ginkgo biloba, se un soggetto la sta assumendo, per generalmente viene assunta per problemi di circolazione, si richiede di sospenderla 15 giorni prima, per esempio, di un intervento chirurgico. Il problema poi è sempre quando l'intervento chirurgico non è programmato, ma è urgente. E infatti è allo studio una legge in Germania, che dove sono forti consumatori di ginkgo biloba, di associare un documento, comunque una nota alla patente, per dire se il soggetto assume o meno ginkgo biloba, proprio per intervenire in maniera opportuna e idonea in caso di interventi chirurgici. Quindi noi sappiamo che la ginkgo biloba ha un effetto anticoagulante, quindi se vengono bevute queste con regolarità, ovviamente, è chiaro che si può avere un rischio di ginkgo, di sanguinamento. Questa è la pianta che ormai vediamo anche a Firenze, una bella pianta giurassica, perché è una pianta vecchissima. E che è vecchia questa pianta, la vediamo da come sono le nervature delle foglie, che non sono anastomizzate, ed è proprio la foglia rappresenta proprio la droga della pianta. Quindi un rischio di sanguinamento sussiste per bevitori un po' incalliti, come si suol dire, di queste che chiamate energy drink. Ripeto, oltre a questo contengono anche, ricordiamoci che contengono anche forti dosi di caffeina, per, appunto, per indurre vigilanza e stimolo centrale. Naturalmente abbiamo anche il guaranà in queste, che è comunque un agente fortemente eccitante, abbiamo il ginseng, e quindi sono un po' dei cocktail appunto a scopo energizzante. E fortunatamente in Italia ancora questo problema non si pone, spero non si porrà in futuro, ma sono i famosi alimenti funzionali che esistono, per esempio i pasticcini che contengono iperico, gli anelli che contengono ginkgo biloba o le patatine, tortillas che contengono di nuovo iperico. Voi capite che a questo punto il fenomeno è veramente cela delle insidie, perché diciamo, anche se probabilmente non si raggiungeranno le concentrazioni plasmatiche tali da dare degli effetti, è comunque un rischio. Diciamo, fare uso di alimenti funzionali contenenti principi attivi vegetali, perché, ripeto, possono dare degli effetti assolutamente indesiderati e molto spesso anche poco conosciuti. Il Panax ginseng, che viene usato come sostanza energizzante per dare tono, per tirarci su di morale, ma non solo, anche come psicofisico, è stato recentemente segnalato dagli organi di fitovigilanza una importante interazione legata alla concomitante somministrazione di imatini nei pazienti con leucemia mieloide cronica, perché l'associazione è risultato capace di innalzare significativamente gli enzimi epatici, indurre apoptosi, quindi morte e necrosi cellulare, infiammazione del fegato e poi ancora lieve steatosi ed infiammazione portale. Quindi questa è una segnalazione che, diciamo, un paziente che è in trattamento con imatini, è importante che comunichi al proprio medico che se fa uso di ginseng a scopo energizzante o comunque adattogeno. La salvia meteorizza è un'altra, abbiamo detto che è una sostanza, è un principio attivo che anche questo contiene, può essere responsabile di effetti di riduzione del metabolismo dei farmaci. Infatti qui vediamo che il warfarin, che viene metabolizzato in idrossivarfarin, la quantità di sostanza è ridotta, la quantità di metabolita è ridotta rispetto all'assenza di questa pianta, per cui anche con la salvia meteorizza, che sta entrando abbastanza in uso, deve essere fatto massima attenzione. Ed ora occupiamoci della carica papaya. La papaya la conosciamo tutti, i succhi a base di papaya, sono nei succhi tropicali, ricordatevi che la papaya fa da padrone perché costa anche molto meno rispetto agli altri succhi tropicali, quindi è quella preponderante. E la papaya contiene un principio attivo
la papaina, che è una proteina a scopo proteolitico, quindi per migliorare la digestione, e poi ha tanti anche altri usi. Ma il problema non nasce dalla papaya intesa come polpa di papaya, come succo di papaya. Il problema che si sta verificando è la papaya fermentata, perché a differenza dell'altra, la papaya fermentata contiene i semi. Intanto viene venduta come integratore antietà, quindi guardate il nome, diciamo pura vitalità, body spring, quindi primavera del corpo, e è un integratore anti-aging che aiuta a controllare i radicali liberi, lo stress ossidativo, lo stress psicofisico, la stanchezza cronica, l'invecchiamento cerebrale, stimola le naturali difese del sistema immunitario. Quindi questo è il motivo per cui è stravenduta la papaya fermentata. Papaya fermentata che si prepara utilizzando la polpa, la buccia, ma anche semi di papaya. I frutti non ancora maturi vengono sminuzzati, grattugiati per 100 giorni in vasca di fermentazione, in con tè verde, succo di limone e un particolare lievito. Quindi poi da questo emerge un liquido verdastro che poi può essere anche diciamo evaporato, come si dice, liofilizzato per formare delle compresse. Ma la papaya fermentata, ricordatevi che contiene semi. E i semi è stato visto nel 2010 negli animali da esperimento, ma nel 2014 anche nell'uomo, hanno un forte effetto spermicida. Quindi se guardiamo la percentuale della motilità spermatica o della conta del spermatozoi dopo un trattamento con semi di carica papaya, o meglio di una dieta arricchita con ci sono tanti studi anche con dieta arricchita con semi di carica papaya, vediamo che la percentuale della motilità spermatica si annulla, diventa zero, come pure anche si ha una forte riduzione della conta degli spermatozoi. Quindi teniamo conto di questo aspetto che, ripeto, interessa i semi e non interessa certamente la polpa, questo ne è escluso. Sulla glicirizia spendo due parole soltanto. La glicirizia è la liquirizia la troviamo sotto forma di dolcetti, di amarelli, di liquore in Calabria dove viene prodotta, se ne vende il liquore, ma anche come gli stoloni, questi bastoncini che vengono messi in bocca perché hanno questo odore gradevole, sapore gradevole di liquirizia, sono dolci eccetera. Ricordiamoci che la liquirizia, per un meccanismo che conosciamo preciso, induce un innalzamento della pressione sanguigna. Quindi non, anche qui dove si può celare l'insidia rispetto a dove c'è invece un allarmismo assolutamente ingiustificato, diciamo, bisogna che uno sia un forte consumatore di liquirizia. Non è mangiando un paio di caramelle al giorno o bevendo un bicchierino di liquirizia la sera che si può avere un innalzamento pressorio, ma ci sono, ahimè, i forti consumatori di liquirizia, coloro a quale piace molto e quindi ne fanno molto uso. E questo lo si può fare se un soggetto non è un soggetto iperteso, altrimenti si rischia di avere un fenomeno ipertensivo, e anche qui ci sono state rilevate dei casi di ipertensione importante dovuta a soggetti che già erano abbastanza ipertesi e che facevano uso massiccio di liquirizia. Ed arriviamo alle piante invece che contengono principi attivi a scopo lassativo. Troviamo l'aloe, l'acacia senna, il rabarbaro, la cascara, la frangola. Sono piante che contengono quelli che si chiamano principi antrachinonici. Queste sono le principali. Allora, intanto bisogna dire subito una cosa, che l'uso dei lassativi in Italia e nel mondo è veramente un abuso più che un uso, perché molto spesso il soggetto anziano entra in un circolo vizioso, cioè assume il lassativo perché magari non ha defecazione spontanea, ecco, è costipato. Finisce, e quindi diciamo dovrebbe tener conto che in condizioni normali, di defecazione normale, si ha lo svuotamento di parte del colon dopo una normale defecazione. Se il soggetto assume lassativi, il colon è la quantità di colon che viene liberata è maggiore, per cui questo ci deve indurre a pensare che ci voglia anche più tempo perché questo si riempia e per poter avere uno stimolo spontaneo della defecazione. Molto spesso i soggetti anziani pensano che dopo 24 ore scada l'ora X, per cui se non si è, il fatto non è avvenuto, va assunto nuovamente un lassativo. E qui si entra in un circolo vizioso per cui poi se ne esce
con estrema difficoltà. E questo è un problema, va bene, ma lo conoscevamo. Il problema è che gli antrachinoni, questi principi attivi, ci sono delle categorie di persone che non debbono farne uso. Quindi, diciamo, e qui si rientra sempre nel discorso iniziale del fai da te. Per esempio, una donna in gravidanza, e sappiamo che il terzo trimestre di gravidanza è molto spesso associato a fenomeni di costipazione, se va in farmacia, non domanda niente né al ginecologo né al farmacista e si serve da uno scaffale e prende il primo lassativo che capita, può capitare anche che acquisti uno di un lassativo che contiene i principi antrachinonici. Allora voi vedete che gli antrachinoni, da questa diapositiva, è vero che aumentano il riflesso peristaltico del colon, perché hanno, quindi c'è necessità, è uno dei meccanismi, uno, poi vedremo anche l'altro, con il quale esplicano questi effetti, effetto lassativo, ma al tempo stesso provocano anche la liberazione di sostanze che si chiamano prostaglandine, sia essa la PGE2, la PGF2-alfa, comunque al di là dei nomi, liberano queste prostaglandine. E queste prostaglandine, è uno dei meccanismi con i quali esplica l'azione lassativa, aumentano anche la forza di contrazione uterine, delle contrazioni uterine, aumentano anche, quindi, diciamo, devono essere evitati, perché se voi considerate la colonna nera, cioè la colonna bianca rispetto a quella nera, vedete che aumenta la forza di contrazione e aumenta il numero delle contrazioni. Quindi una buona regola è non assumere principi antrachinonici a scopo lassativo in gravidanza, quando il problema si può porre e quindi bisogna ricorrere ad altri lassativi che non contengono principi antrachinonici, quindi necessità di parlarne col farmacista, il quale consiglia di rivolgersi ad altri prodotti. Ed ancora un altro meccanismo attraverso il quale questi principi antrachinonici esercitano questo effetto lassativo sono quello di andare a inibire un enzima a livello intestinale, una pompa, si chiama sodio potassio ATPasi, che altro non fa che richiamare elettroliti nel lume intestinale, perché se ci sono gli elettroliti poi questi a loro volta richiamano acqua e quindi aumenta la massa fecale, e è un altro modo per indurre stimolare la defecazione. Ricordiamoci che questi, per esempio, lassativi non debbono essere usati, debbono essere usati con estrema cautela nei soggetti cardiopatici, coloro che e non è cardiopatico in generale, uno può essere un soggetto, e cardiopatici in particolare in quella fetta di persone che sono in trattamento con, si dice, principi digitalici, quelli derivati da quella pianta che vi ho fatto vedere prima, la Digitalis purpurea, o la sua parente stretta, la lanata, perché agiscono nello stesso modo e quindi si può avere un effetto additivo con conseguenze importanti, visto che, come ho detto all'inizio, questi principi digitalici hanno un indice terapeutico molto molto stretto. E avviandoci alla conclusione, vorrei spendere una parola per tutte quelle piante che contengono mucillagini. Mi riferisco al Fucus vesicolosus, alla Morphophallus cogia, che altro non fanno che essere presenti in preparazioni che, se assunti per bocca, fanno dimagrire. Perché? Non tanto per quel poco di iodio che è contenuto nel Fucus vesicolosus, a cui si dà importanza più di quello che ne abbia, ma perché nella mucillagine nello stomaco rigonfia, fa massa, e se fa massa il soggetto ha meno fame, mangia meno e dimagrisce, detto in parole povere. Quindi da questo hanno questo senso di sazietà. Ce ne sono molte altre, c'è la cetraria, il lichen islandico, c'è lo psiglio, sono tutte piante che contengono principi e mucillagini che fanno massa. Ma l'unica cautela che deve essere tenuta presente è che questo gel, perché in fondo si forma una sostanza simile gelatinosa, può talvolta interferire con l'assorbimento di farmaci che vengono assunti e che dovrebbero essere assorbiti a livello gastrico. E in ultimo vi volevo ricordare che le tisane drenanti, che poi drenante vuol dire nulla, in realtà sono tisane diuretiche, quelle che si prendono per dare una botta definitiva al peso, alla cellulite, eccetera. Ricordatevi che sono diuretiche, sono molto ricche di tarassico, quindi, essendo diuretiche, se assunte per periodi prolungati, anche qui ci sono già dei lavori che ce lo dimostrano,
possono alterare, diciamo, la quota elettrolitica a livello del, nel nostro sangue, e quindi anche qui usarle, non dico non usarle, ma usarle con cautela, sapendo che è come se assumessimo ripetutamente un diuretico. E allora, a questo punto, per finire, riepiloghiamo tutti quelli che sono i fattori che possono influire sul rischio di effetti collaterali o di interazioni. Intanto partiamo dall'origine, dalla fonte della pianta. Un conto è avere un acquisto corretto di piante da un fornitore di fiducia, l'altro è raccoglierla spontaneamente, qui i rischi ovviamente sono maggiori, come pure sono maggiori in una preparazione fatta artigianalmente a casa rispetto a un preparato farmaceutico che abbia certe caratteristiche, certi standard, un certo contenuto di principi attivi che rimane costante nel tempo, per cui se l'assumo oggi mi fa un certo effetto, se l'assumo tra un anno è lo stesso effetto e posso paragonarlo. Ancora, estratti, un conto è usare un estratto purificato, ben conosciuto, appunto standardizzato, e l'altro usare un estratto grezzo, non purificato, in cui possono essere presenti sofisticazioni, contaminazioni batteriche, contaminazioni tossiniche, metalli pesanti, tanto per... E ancora il discorso della concentrazione standardizzata, perché è chiaro che io debbo gestire l'estratto vegetale come un farmaco, nel senso che deve avere quella concentrazione dei principi attivi o entro quel range, non posso avere in base a delle caratteristiche una volta essere in un modo e una volta in un altro, altrimenti anche l'effetto poi è profondamente diverso e non si capisce più niente. Il numero di piante, avete visto che l'alto numero di piante non è così bene come se come una pianta sola, o è meglio, diciamo, potenzialmente più elevato il numero delle piante, maggiore è il rischio di interazione. Mai fare l'automedicazione, un'automedicazione controllata, non controllata, è veramente rischiosa rispetto a sentire il parere del medico o il consiglio dell'esperto, quindi non stare a navigare su internet, perché vi assicuro che su internet c'è veramente di tutto e delle informazioni anche profondamente sbagliate, oltre a quelle giuste naturalmente. La via parenterale, quindi la via iniettiva, indubbiamente è rispetto all'assunzione orale, dà percentualmente maggiori rischi. E poi l'età del paziente. È indubbio che il paziente geriatrico, il bambino, come pure donna in gravidanza, sono soggetti a cui, diciamo, destinare maggiore attenzione, cautela, rispetto al soggetto adulto che sta bene e che magari assume un estratto vegetale per sentirsi ancora meglio. Perché da questo punto di vista, intanto nel paziente geriatrico è più probabile il rischio di interazioni farmacologiche, perché i pazienti spesso sono polimedicati, quindi rispetto all'adulto sano. In gravidanza, anche in questa fase, abbiamo visto che, ora io vi ho fatto vedere il caso degli antrachinoni, ma ce ne sono anche altri in cui ci possono essere delle possibili interazioni. Allora, i consigli pratici, sono sempre difficili da dare consigli pratici, ma poiché esistono molti casi di interazione e quindi talvolta possono essere anche un po' insidiose, io direi di la prima regola, e non mi stanco di dirlo, è quella di assumere estratti di piante medicinali solo dopo essersi informati sulle loro interazioni, sui loro effetti collaterali, informati intendo dire da persone esperte, quindi da medici, farmacisti, prestare particolare attenzione se si assumono altri farmaci, perché guardate qui si gioca molto della partita, sulla concomitanza di assunzione, perché l'incidenza delle reazioni avverse aumenta proporzionalmente con l'uso dei farmaci, e qui vi dicevo il soggetto anziano polimedicato è un soggetto che è a rischio. Il fai da te, meglio non farlo, se lo si fa solo per brevi periodi, solo per disturbi lievi, quindi non si avventurare in terapie un po' complicate, e di nuovo affidarsi agli esperti, a quelle persone competenti della materia che conoscono il profilo farmacologico e tossicologico dell'estratto, ma anche dei farmaci che il paziente sta assumendo. E allora concludo con questa frase di Plinio il Vecchio, che diceva che era tutt'altro che facile determinare se la natura si è dimostrata per l'uomo una tenera madre o una spietata matrigna. Noi abbiamo visto cosa vogliamo dire con questo. E William Whiting fu il primo a scoprire le proprietà terapeutiche della digitale. Ci diceva che le erbe medicinali sono una forza della natura, direi una vera forza della natura. La fitoterapia è veramente una risorsa molto importante se saputa gestire. Lui diceva che è una forza della natura creata
le piante, le erbe medicinali per tutti i viventi, e quindi l'Homo sapiens potrà, se vorrà, trovare in natura i rimedi per tutti i suoi mali. Grazie per l'attenzione. Allora Carla, penso se il numero di domande è un indicatore di interesse, la tua lezione ha suscitato molto interesse e quindi Grazie. Sono arrivate molte domande. Grazie. Vediamo di vario tipo. Rispondere a tutte ora, perché alcune le ho raggruppate perché ovviamente erano simili o sullo stesso argomento. E direi di partire subito con la prima domanda. Sì. In realtà su questo ho ricevuto più SMS. La domanda è questa: se questi estratti vegetali possono subire delle alterazioni, molti hanno a casa, appunto, alcuni di questi estratti, ci chiedono se possono crearsi delle muffe, se si possono avere delle alterazioni che poi ovviamente inducano degli effetti indesiderati. Ma la regola numero uno, come si insegna agli studenti di farmacia, è quella che gli estratti vegetali devono essere sempre conservati in ambiente all'ombra, ovviamente, in ambiente dove non ci sia umido, chiaramente per la formazione delle muffe, quindi in ambiente, quindi si usa ambiente caldo e ventilato in modo da ridurre al massimo la quantità di acqua che possibilmente non dovrebbe esserci, perché questo ci cautela dalla possibilità che possa degradarsi. Certo, per esempio la passiflora, ora ne faccio un esempio fra tutti, l'estratto di passiflora, che forse può darsi che qualcuno di voi l'abbia in casa, fa parte dei famosi componenti delle tisane della buonanotte. La passiflora è un estratto che si degrada nel giro di 6 mesi. Ecco, questo è forse il caso più eclatante. Poi le polveri non sono, diciamo, facilmente degradabili. Certo, non si può andare oltre, non so, non mi sbilancio sui mesi, ma non si può tenere anni in casa un principio attivo in cui, diciamo, sperando poi che abbia lo stesso titolo di quello che aveva all'inizio. Grazie. Vado avanti, vai, perché procedi. Ce ne sono molte. Ovviamente alcuni vanno su degli estratti vegetali particolari. Sempre però sui rischi dell'assunzione di queste sostanze, una domanda è relativa al mercato via web, cioè se ci sono state, come ci sono state, sappiamo, per i medicinali, degli estratti naturali venduti sulla rete che poi hanno causato dei problemi di salute. Sì, qui la lista sarebbe molto lunga, ci staremmo tutto il pomeriggio, ma io vi faccio solo 2 o 3 esempi. Uno è un estratto vegetale, qui mi riferisco a realtà toscane, perché poi questi estratti sono stati identificati e portati all'attenzione dal centro di fitovigilanza, quindi dell'Università di Firenze, quindi una realtà molto vicina a noi, che poi lavora nel nostro del Dipartimento di Farmacologia. Uno è un estratto vegetale che contiene, a scopo per abbassare la pressione, quindi la pressione del sangue, e è stato visto che questa pressione veniva abbassata molto, ma veramente tanto, diciamo in maniera un po' sospetta. Allora, tanto per farvela breve, andando a identificare cosa c'era dentro a questo estratto, è stato visto, un estratto venduto via web, è stato visto che era presente una pianta, la Ravulfia serpentina, una pianta di cui è vietata la vendita, che ha potere di abbassare la pressione, ma è vietata perché appunto è molto attiva e potrebbe andare anche nel, diciamo, essere, creare così svenimenti o che altro. E quindi è stato segnalato ed è stato. Un altro è il famoso preparato a base di griglie di noce, con scopo per la cura delle disfunzioni erettili. Anche in questo caso è stato visto, acquistato via internet, che in realtà oltre ai griglie di noce c'era anche, diciamo, quello che conosciamo come Viagra, e quindi è stato segnalato anche questo. E in ultimo mi viene in mente il terzo, un estratto vegetale con capacità di analgesica, conteneva artiglio del diavolo, conteneva partenio, va tutto bene, peccato che anche questo fosse molto attivo, e poi è stato visto che conteneva nimesulide, il principio attivo dell'aulin. Quindi purtroppo sul web gira di tutto, avete visto, gira anche la stricnina, quindi voglio dire, è veramente di tutto. Bene, ecco, un altro argomento che ha suscitato interesse, hai parlato dell'iperico, e quindi
si è scatenata un po' di paura su questa, su questo estratto vegetale. In particolare ci chiedono se può interferire sulla codeina, evidentemente è un medicinale usato per il trattamento del dolore persistente. Se... Sì. La risposta è positiva, perché intanto dobbiamo capire una cosa, che la codeina in quanto tale non è analgesica, la codeina è analgesica per la quota parte che si trasforma in morfina, quindi questa è la prima parte. E la morfina e la codeina fa parte, è un substrato di quel citocromo CYP3A4 che vi ho fatto vedere, come lo sono il fentanyl nell'ambito degli oppiacei, come c'è la buprenorfina e poi un altro che mi sfugge, quindi diciamo che risente dello stesso, non può necessariamente risente di una contemporanea assunzione di perico, perché viene metabolizzata più velocemente e quindi comporta necessariamente un'alterazione della biodisponibilità. Bene, ovviamente poi ci sono molte domande su alcuni estratti vegetali in particolare, per esempio il ginkgo biloba, se può causare sanguinamenti. Sì, l'ho detto anche nel corso della lezione, la ginkgo biloba è proprio un rischio, è quello di sanguinamenti, perché inibisce un particolare fattore che è deputato alla coagulazione, quindi venendo meno questa inibizione si possono avere sanguinamenti, non per niente, non è vero che va denunciato prima di interventi chirurgici perché se altrimenti è necessario più anestetico generale. Questo sembra poi non sia neanche tanto vero. Quello che può cambiare è, in seno all'intervento chirurgico, possibili emorragie non previste anche in base al tipo di intervento, quindi assolutamente sì. E vado avanti con gli estratti vegetali, perché c'è una lunga lista di... Per esempio ci chiedono se il caffè verde che viene venduto, pubblicizzato come dimagrante, ha questi effetti o no. Il tè verde, sì, qualcuno, allora, ho ricevuto questo messaggio, effettivamente avevo dubbi anch'io, il tè verde. Allora, il tè verde vi posso assicurare che è un potentissimo antiossidante, qui abbiamo in sala anche gli operatori, quelli ci hanno lavorato nel nostro laboratorio, veramente le proprietà antiossidanti del tè verde sono delle proprietà strabilianti, quindi come antiossidante vi dico che non ha paragoni. Come dimagrante non c'è una letteratura che ci descrive le proprietà dimagranti del tè verde. Se poi uno non mangia e beve del tè, magari dimagrisce, ma non perché ha assunto il tè verde, ma perché ha mangiato meno. Ecco, un'altra paura che hai suscitato con il tuo intervento è legata all'oleandro, quindi molti di noi lo hanno in giardino, quindi è veramente pericoloso bruciare le potature di oleandro? No, ce l'ho anch'io in giardino. Quindi no, l'oleandro, allora, intanto, come si dice, delle volte si legge, si sente dire che è pericoloso dormirci sotto, non è vero nulla. No, l'unico rischio dell'oleandro, ripeto, è un rischio molto remoto, a parte qualche caso così, cui è stato messo in bocca da bambini o che altro, le foglie contengono questi principi attivi tossici, l'importante è che non fare barbecue estivi con rametti di oleandro, non usarli come spiedi per fare gli spiedini, e no, quindi non respirare i fumi dell'oleandro, ma diciamo, oppure il caso ancora più remoto, mangiare lumache, ma quanti saranno le persone che mangiano lumache, le quali lumache hanno mangiato oleandro? Insomma, sono casi rari, io ve l'ho detto a mo' di battuta, però per dire che tutto è possibile a questo mondo, però se l'avete nei giardini godetevi l'oleandro, la frescura e la bellezza dei fiori. Bene, un'altra precisazione che ci viene chiesta è sull'aglio, di cui ha parlato, però chi ci scrive dice non ha ben capito se può avere degli effetti negativi sui medicinali per la trombosi. Allora, l'aglio ha questo effetto di, intanto quando parlo di aglio intendo qualche grammo di aglio al giorno, perché quando si sente dire che una persona assume 500 mg o 700 mg di aglio al giorno, questo non fa niente sulla trombosi, non fa niente neanche sul resto. Se vogliamo avere un effetto di riduzione della pressione, con l'aglio bisogna salire sopra i 5 grammi al giorno,
E dagli studi pubblicati su riviste anche importanti vi dico subito che la riduzione della pressione è molto ridotta, non vi aspettate effetti forti da parte e importanti da parte dell'aglio. C'è questo effetto dell'aglio sul, su questa sostanza che vi ho fatto vedere, il trombossano 2, per cui ci possono essere effetti sull'aggregazione piastrinica, questo sì, ma ribadisco, bisogna essere sopra i 5 grammi al giorno, dose che peraltro viene assunta da alcune persone, quindi non è una dose che è apparentemente molto alta, ma che a cui si arriva, non dico con facilità, ma insomma si usa. Bene, un altro estratto naturale di cui ci viene chiesto gli effetti è la spirulina. Io non so se è stato scritto bene, che effetti? Dice che è stato pubblicizzato perché migliora la memoria. Purtroppo io mi duole dire che non c'è una letteratura alla base di questo. Allora, in realtà bisogna precisare questo, migliora... Diciamo, è un po' la parente povera della ginkgo biloba, perché migliora, stabilizza l'endotelio vasale e quindi per tutte quelle per quei deficit cognitivi, quelle problematiche diciamo di memoria che possono essere dovute a disturbi della circolazione centrale, ci può essere un effetto, perché è un effetto modesto, però ecco, non è che migliori la memoria nel giovane che magari deve dare l'esame, che ha studiato poco e dice assumo, perché in realtà sono molti giovani che le assumono più degli anziani, cioè non migliora la memoria. Qui c'è il professor Pepeo che poi è un esperto di questo, quindi potrebbe rispondere molto meglio di me. Migliora la circolazione nei pazienti che hanno problemi di circolazione cerebrale dovute all'età e quindi alla senilità. Come vedi, insomma, molti dei qui presenti sono stati indotti da pubblicità, certo, errate. Certo. Un altro mito sembrerebbe essere le bacche di goji. Ci chiedono se, spero di averlo pronunciato bene, se è un'erba della giovinezza, se ha tutti questi effetti, come viene pubblicizzato. Io non vorrei essere mandarvi via invece che con la consapevolezza, come avevo detto, con un po' di frustrazione, ma io di erbe della giovinezza non ne ho conosciute nel corso, non si trovano. Vi ho fatto vedere, ora c'è la moda della papaya fermentata, quindi purtroppo gli anni chi ce l'ha se li tiene. Questo vale per tutti, ma erbe della giovinezza, ecco, questa è la cosa che più mi fa sorridere, la pubblicità, quando ci fa vedere queste belle donne magre, ne sta tutte trattate con gel di aloe, o ci fa vedere persone, cioè, purtroppo non è, la pubblicità è spesso ingannevole, cioè, quello che si ottiene, i vantaggi sono molto, molto lontani da quello che ci fanno, a maggior ragione sul discorso della giovinezza. Questo mi permette. Bisogna rassegnarci, non c'è, io direi, non c'è soluzione. Uscire rassegnati più che poi tentare non nuoce, però magari se questo serve per tirare sul tono dell'umore, essere più pimpanti, che ben venga, cioè il fine giustifica i mezzi, ma ecco, non ci aspettiamo grandi risultati. Ecco, una curiosità c'è anche sulla mirra. Quali sono veramente le qualità terapeutiche della mirra? La mirra è una pianta importante, se pensate ai re magi, oro, incenso e mirra, poi l'oro forse era la curcuma, non si sa, ma insomma, questa mirra è importante perché allora, ha due proprietà importanti. Noi ci abbiamo lavorato anche in passato sulla mirra, su questo essudato che contiene questi principi attivi da nomi impronunciabili, furano, desma, eccetera. La mirra ha due proprietà importanti. Uno è che era conosciuta anche a livello degli antichi romani, lo usavano, se lo portavano dietro le legioni dei romani e per curare, è un analgesico, perché contiene i principi attivi che mimano l'effetto della morfina, quindi in quel senso lì. Ma la mirra che noi andiamo a comprare in farmacia, la farmacia di Santa Maria Novella, la tintura di mirra, amara come il veleno, che fortunatamente va diluita nell'acqua perché è veramente disgustosa, è eccezionale per fare come colluttorio per le piccole afte, le piccole ferite in bocca, l'infiammazione, quando si dice in bocca, quindi gengivite, eccetera, perché la mirra è un cicatrizzante, ma non è un cicatrizzante in senso farmacologico. In realtà la mirra abbassa la carica batterica delle ferite, quindi è poco potente, ma agisce su un largo spettro di batteri, quindi abbassando la carica batterica la ferita ovviamente guarisce prima, anche una ferita superficiale,
E poi, quindi sì, poi il fatto che sia analgesica magari viene fatto anche di toccarla meno, la ferita di stuzzicarla meno, e quindi in generale il risultato che se ne trae è di un effetto cicatrizzante, anche se, ripeto, è essenzialmente un analgesico e un anestetico locale ed un batteriostatico e battericida a largo spettro ma con bassa potenza. Ecco, un altro dubbio riguarda se esistono delle controindicazioni nell'assunzione di tisane per aumentare la produzione di latte nelle puerpere, oppure sempre nelle sostanze somministrate ai lattanti per le coliche gassose. Ci sono delle controindicazioni? Allora, no, il principio attivo più presente nelle tisane per lattanti, proprio per ridurre le coliche gassose, è il finocchio, il fenicolum vulgare, perché è una sostanza che vale per i neonati, vale per gli adulti, per gli anziani, è una sostanza carminativa, quindi favorisce l'espulsione dell'aria dall'intestino, quindi è chiaro che è un meccanismo molto, molto semplice e va benissimo per i lattanti, nessun problema. Il discorso invece, proprio per lattanti, volevo fare un discorso relativo agli antrachinoni, perché si sente dire che i principi antrachinonici, quelli che ho detto che non debbono essere usati nella gravidanza perché possono indurre contrazioni uterine, si dice non possono essere usati neanche nel periodo postparto, durante l'allattamento, perché indurrebbero, hanno l'effetto lassativo anche sui neonati. Ecco, io qui spendo una parola per dire che continuo a dire di non usarli, ma non perché il lattante avrebbe anche il neonato la diarrea, ma perché passano fortemente nel latte, sono sostanze fortemente amare e il neonato non si attacca al seno perché è amara, quindi non, il lattante non c'è problema, perché è talmente disgustoso evidentemente il sapore del latte per una donna che ha assunto antrachinoni che il lattante non lo prende. Ecco, un'altra domanda che sinceramente anche a me incuriosisce molto. Sappiamo che nel cibo ci sono molte sostanze che ovviamente hanno degli effetti positivi sul nostro organismo. Ecco, il nostro organismo, cioè il nostro corpo, può richiederci alcuni cibi perché o comunque ci sono delle sostanze che in quel momento ha bisogno, ci può mandare dei messaggi anche attraverso l'appetito, l'attrazione verso alcuni cibi, come può essere alcune frutte, alcune verdure, in alcuni momenti in cui il nostro organismo effettivamente ne ha bisogno. Cioè, riesce a mandarci questi messaggi? Sinceramente mi trovo un po' in difficoltà a rispondere, perché non ho elementi per poterlo dire, se l'organismo ci può richiedere in particolari, sinceramente questo si dice molto male, ecco, non lo so quanto influenza la psiche e quanto influenza poi veramente la fisiologia in questo. Non ho elementi per potervi rispondere, sinceramente. Beh, ovviamente era una domanda che avevamo ricevuto. E, un altro principio, un estratto vegetale che interessa i presenti è l'aloe, se effettivamente, come si dice, può essere anticancerogeno. Allora, sì, capisco da dove viene la domanda, perché si è verificato in passato dei casi di... Allora, l'aloe contiene principi attivi antitumorali, da qui in vitro. Da qui a dire che è un anticancro il passo non è lungo, è impossibile. Per cui se una persona deve curarsi con una chemioterapia, indubbiamente è da preferirsi uno standard, una cura. Ci sono questi principi attivi, come dire che la l'ipecacuana è un anti-AIDS, ma non ha, ecco, voglio dire, ecco dove dico la consapevolezza, dovete un pochino scindere quelle che sono le cose reali da quelle che sono le cose montate e comunque esaltate, partendo da un minimo di verità, perché non è che non ci sia verità, ma da dire che c'è un'inibizione sulla replicazione cellulare eccetera con l'aloe, a dire che questo può servire come cura, come chemioterapico. Io mi sento onestamente di dire un no secco e determinato, perché non c'è una base, un razionale che giustifica l'uso dell'aloe come chemioterapico in nessun tipo di tumore. Ecco, al volo l'ultima domanda.
Niente, non era una domanda. Quindi io ringrazio a nome di tutti voi. Signora, forse voleva fare una domanda, prego. Giornaliera per cui diciamo uno non corre rischi sul prezzemolo. Allora voi sapete che il prezzemolo è stato per alcuni sono state delle campagne anti prezzemolo assolutamente ingiustificate, perché la dose di prezzemolo per avere effetti emmenagoghi, ricordatevi che in Italia non si usava come abortivo lo zafferano o la mirra, ma si ricorreva al prezzemolo, sono nell'ordine dei grammi, come, quindi voglio dire ci vogliono grammi di prezzemolo per avere un effetto emmenagogo. Non so la signora a cosa si riferiva in particolare. No, non c'è guardate, è come dire è sicurissimo, non c'è nessun problema. Lo stesso che avviene quando si dice che lo zafferano si mette in guardia, si mettono in guardia le donne in gravidanza dall'uso dello zafferano. Io dico sempre che per avere un effetto abortivo con risotti dovremmo mangiare 20 risotti in 24 ore. Quindi voglio dire, dobbiamo distinguere le cose vere dalle cose che non hanno, che non necessitano di essere allarmanti, come il caso del prezzemolo. Un uso in cucina per guarnire un piatto, che altro, o non so, la tradizione delle acciughe sotto il prezzemolo, che pure esiste, non c'è problema, non c'è assolutamente problema, perché non si raggiungono dosi di grammi. Ecco, un'ultima domanda che è arrivata proprio ora, se sei a conoscenza degli effetti dell'olio di alloro, cioè che evidentemente qualcuno ha utilizzato, sembra essere utilizzato come antibiotico, comunque prevenzione per... E anche qui si torna al discorso di prima, nell'olio di alloro ci sono dei principi attivi che hanno proprietà deboli antibiotiche. Ora dipende dall'uso che se ne vuol fare, sento dire che per esempio si usa per le piaghe da decubito l'olio di alloro. Io vi dico che per esempio sulle piaghe da decubito al posto dell'olio di alloro io personalmente mi sentirei di consigliare l'olio di perico, quello rosso chiamato sangue di Papa Bonifacio, perché è anche un cicatrizzante oltre a essere un antibatterico, cosa che non ha l'olio di alloro, perché è solo antibatterico e non cicatrizzante. Bene, con questa ultima domanda ringraziamo la professoressa Carla Gherardini. E il nostro è un arrivederci, ricordate quindi l'appuntamento estivo dal 9 al 13 giugno, il programma lo trovate sul sito e noi ci rivediamo dopo l'estate da novembre.